Sei proprio sicuro di conoscere Milano? Lo sai dove abitava una delle più famose e prolifiche scrittrici italiane? Anna Radius Zuccari, milanese di nascita, visse a lungo in questa casa al civico 12 di via Borgo Spesso. La Zuccari, più conosciuta con lo pseudonimo di Nera, fu una scrittrice di romanzi femminili che visse tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Attraverso i suoi romanzi, Nera riuscì a porre l'attenzione della società sulla condizione della donna, perennemente sottomessa all'uomo. Negli stessi anni in cui Cesare Lombroso cercava di dimostrare scientificamente l'inferiorità del genere femminile, la Zuccari trasformò le donne nelle protagoniste indiscusse dei suoi romanzi. Donne sempre alla ricerca di un riscatto in una società che ormai stava cominciando a cambiare. Nera esordì nel 1875 scrivendo racconti per le più importanti riviste dell'epoca. In seguito all'amicizia con Giovanni Verga e Luigi Capuana aderì alla corrente del verismo e cominciò a scrivere romanzi. La targa che ricorda i suoi anni in questa casa dice: «Qui amò, sofferse, credé, Anna Radius Zuccari, Nera, balenante tuttora dall'ombra nelle creature di passione che dagli arcani del cuore l'arte sua schietta evocò. Alla prossima!»